è tornato in ciociaria per sostenere le imprese che decidono di scommettere sul territorio e sui giovani. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si è recato ad Anagni per visitare l'azienda Aviorec, fiore all'occhiello nella produzione di componenti per l'industria spaziale. Con lo sguardo rivolto alle elezioni europee, il presidente Tajani ha sottolineato la necessità di dare lavoro e non sussidi. Il problema in Italia è il lavoro, anche in questa provincia il problema è il lavoro. Per creare lavoro noi dobbiamo mettere le industrie, le imprese nelle condizioni di poter assumere giovani. E come si può fare? Riducendo la burocrazia, agevolando l'accesso al credito, ma soprattutto abbassando le tasse. Noi dobbiamo aiutare le industrie, le imprese che assumono giovani, invece di dare il reddito di cittadinanza che poi non risolve i problemi, pagando i contributi alle aziende che assumono giovani. Noi dobbiamo dare il lavoro, non sussidi ai nostri figli, e dobbiamo anche dare la garanzia ai giovani che vogliono fare i commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, di poter avere dei mutui triennali garantiti dallo Stato. L'azienda di Anagni, nata nel 2006, è un esempio di imprenditoria giovanile che funziona, radicata nel territorio. L'imprenditoria giovanile oggi è il cuore di tutte le aziende che sono qui in zona. Puntiamo noi molto sui giovani e sulle maestranze che magari formiamo già dalla scuola per portarli poi nel mondo del lavoro. Aviorec è un'azienda molto tecnologica e per rimanere tale ha bisogno del supporto dell'Europa per tutte le strategie di sviluppo che abbiamo. Ma il territorio si rende competitivo anche unendo le forze. Il consiglio che do è sicuramente riuscire a fare da perno tra tutte le tecnologie e tutte le belle imprese che sono nel territorio per creare una struttura di gruppo che permetta questo di competere a livello internazionale con una voce più grande delle singole imprese che ci sono. Se riuscissimo a mettere insieme tutte le tecnologie delle imprese locali, sicuramente avremmo una voce più grande a livello europeo e ci permetterebbe di rimanere competitivi con le aziende internazionali.